appena provato il simulatore e devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico. Pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. Oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali, non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti, e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale. Amici di Formula Italia Antema, buonasera e benvenuti alla quinta gara, il quinto appuntamento della Summer League. Arriva in Bahrain, è il quinto appuntamento della Summer League, ma è l'ultima gara assoluta che la community di Formula Italian Team disputa sul capitolo di Formula 1 2021. Ebbene sì, perché da domani alle 8 di mattina tutti avranno accesso al nuovo capitolo della saga di Codemasters F1 22. Si fa sempre un po' più presente il peso dell'acquisizione di eSports su Codemasters per quello che è il gioco in generale, ma ovviamente avremo modo di parlare, ci saranno tante serate, tanti modi per parlarne. A fianco a me in cabina di commento a darmi una mano per la gara di questa sera, Simone Fracchiolla. Ciao Luca, buonasera a tutti ragazzi. E allora andiamo a vedere quella che è la griglia di partenza con Di Legge che scatta davanti a Magico Sonny, in seconda fila Rafa Enix e Giuseppe Federico, terza fila per Taglio Sasse Ezio, quarta fila per Gallianz e Della 153, quinta fila per Stefano Marte e Liam Mar 19, sesta fila per Marco Gano e Zio, quinta e settima fila in 13esima e 14esima posizione per Upip e Tartaruga 88. Ricordiamo che questa è la gara sprint, lo vedete in alto a sinistra, 14 giri che i piloti dovranno completare il 25% della distanza reale, gara che poi vedrà l'arrivo dei primi 12 classificati ribaltato per andare ad assegnare la griglia di partenza della gara lunga, di gara della Future Race, che si disputerà al 50% della distanza di gara, il doppio esatto dei passaggi. Saranno quindi 28 i giri che i piloti dovranno andare a completare. Simone, diamo quindi, come stavo dicendo in precedenza, prima che si spengano i semafori, ufficialmente l'addio alla F1 22. Ah, 21, pardon. Sì, diamo l'addio, abbiamo iniziato questa stagione in questo circuito e la finiamo praticamente su questo GP, quindi ci sarà da divertire, sarà l'ultima gara per tanti piloti e soprattutto anche per i nuovi piloti che avranno accesso poi per la prossima stagione su Formula 2022. Stiamo vedendo nel dettaglio quella che è la scelta delle gomme, con quasi tutti i piloti che hanno scelto di partire con gomma soft, solo Magico Sonny, Giuseppe Federico e Upip si schierano al via di questa sprint race con la gomma a mescola media. E allora, ultimi preparativi con le vetture che sono tutte pronte sulle loro caselle di partenza, attendiamo solamente i semafori. Arriva ora la Williams di Upip in fondo alla griglia e allora bandiera verde per 3, 4 e 5, luci rosse allo spegnimento, il via della sprint race.
che parte in questo momento. Ottimo lo scatto di Lecce, splendida la partenza anche da parte di Raffo Inex, mentre si fa sentire tanto la partenza con la gomma media la parte di Magico Sonny, che comunque riesce a tenere la terza posizione mentre il gruppo dietro si snoda, sembra apparentemente senza danni. E attenzione, subito una battaglia fra Ezio e Marco Gano, con Marco Gano che si fa strada, ovviamente deve recuperare la posizione di rincalzo e va all'esterno nei confronti di Ezio in curva 4, mentre davanti c'è la battaglia anche fra Stefano Marte e Gallianz. Dietro invece lotta fra Zio e Tartaruga, per Tartaruga che deve aver commesso un errore e dà dei danni anche abbastanza importanti perché manca l'endplate destro della sua ala anteriore. Sì, sono partiti abbastanza buoni, soprattutto là davanti mi sembra Raffo Inex che è partito molto molto bene, e adesso vedremo anche chi avrà questa gomma rossa, quanti giri riuscirà a fare. Raffo Inex partito molto bene, si è messo subito a caccia di Dileggia, i due sono attaccatissimi, prima e seconda posizione separati da 3 decimi, stanno già cercando di andare a creare un parco nei confronti di Magico Sonny, che è lontano un secondo e che ovviamente con la gomma media dovrà insieme a Giuseppe Federico fare la sua gara nella seconda metà, quando andranno a montare loro gomma Sonny. Assolutamente, adesso bisogna vedere, ripeto, come si comporteranno adesso quelli con la gomma soft, quanti giri riusciranno a fare e poi montare la gomma gialla. Intanto Di Legge va a fare anche il giro veloce e adesso vedremo anche se poi nei prossimi passaggi col DRS, intanto c'è Marco Cano che va all'attacco di Gallianz, dicevo, con l'uso del DRS, se Raffo Inex passerà Di Legge si faranno un po' da traino. Staremo a vedere, intanto ovviamente va in box Tartaruga, che confermiamo quindi essere l'unico dei piloti che purtroppo al via ha avuto dei danni, si è affacciato Raffo Inex nei confronti di Dileggia, c'è ancora questo giro, poi sarà abilitato il DRS da parte della direzione gara. Nel frattempo lo vediamo anche dal monitor dei tempi, Tartaruga va su gomma hard per andare fino in fondo. Sì, attenzione perché dietro c'è un po' di battaglia tra la 11ª e la 13ª posizione con Upip e Ziu che stanno all'interno della 9, occhio, andare a staccare sul cordolo interno lì non è facile perché si rischia di perdere la vettura, il cordolo è abbastanza alto, infatti Upip non ha avuto un'uscita particolarmente brillante e Zio si ripropone l'attacco. Attenzione, bandiera gialla di Lecce, girato di Lecce e direi toccando il cordolo interno della 14, da dove guardando la posizione della vettura direi lì. Molto probabilmente il cordolo all'interno, quello lì sicuramente l'avrà pizzicato e avrà perso sicuramente il posteriore. E quindi Raffo Inex ha detto attenzione anche Giuseppe Federico. Giuseppe Federico, incredibile, va a subire anche dei danni perché anche lui va a rompere leggermente la vettura anteriore all'uscita dell'ultima curva. Doppio colpo di scena in avanti con Giuseppe Federico dopo e di Lecce prima, che si sono girati di Lecce senza danni, Giuseppe Federico invece con danno. Adesso c'è Raffo Inex che fa adesso da andatura, però dietro Magico Sonny con questa gomma media ha recuperato qualcosina rispetto, ha recuperato mi sembra 3 decimi rispetto al giro precedente e probabilmente si incomincia a intravedere che la gomma soft non ne ha quasi più per riuscire a arrivare per continuare questa gara, quindi la gomma media secondo me sarebbe l'ideale adesso per metterla a arrivare fino in fondo, non lo so Vediamo se Raffo Inex torna a guadagnare qualcosa nel settore centrale, che è quello dove la gomma rossa può dare maggiormente la differenza. Lo sta infatti facendo, mentre Stefano Marte va all'attacco nei confronti di Taglio Sascol DRS e va al sorpasso per prendersi la terza posizione. E infatti, lo dicevo, nel settore centrale fa la differenza Raffo Inex, rimette 6 decimi fra sé e Magico Sonny. Con Marco Gano che in questo momento ha davanti Taglio Sass. Già vicinissimo. È uscito fortissimo. Vediamo se ci proverà qua, ma secondo me saggiamente aspetta il DRS. DRS che però avrà anche Taglio Sass che è borderline, ma dovrebbe riuscire a passare al detection point. Vediamo se apre l'ala, dovrebbe averla, sì ce l'ha. Sì. Però sente molto poco la scia, quindi attenzione perché Marco Gallo potrebbe attaccare. E vedo anche la luce dietro, quindi attenzione. Poco energia, mamma mia che staccatona. Taglio Sass ha staccato molto molto profondo, è arrivato come hai detto anche tu quasi nel posteriore di Stefano Marte e nel frattempo dietro non c'è pace fra Upip e Zio.
Sì, piloti nuovi che diciamo si stanno stuzzicando da un paio di giri e riesce adesso Zio a passare con la gomma soft. Vediamo se però Pupipe proverà la risposta in questo passaggio. No, è un po' lungo Zio, un po' lungo Zio, un po' tanto lungo Zio, che infatti non riesce a richiamare la vettura dentro, allora torna davanti Upip. Mamma mia, sarà una summer, sarà l'ultima gara di questo 2021, di questo Formula 2021, ma le emozioni non mancano come sempre. Attenzione, urca miseria, quasi a contatto ancora. Oh, occhio, perché qui è molto pericoloso. Riescono a rimanere dentro con grande rispetto reciproco, ma con lotta dura, e non è finita. Finita no, e nessuno dei due apre il DRS, forse magari non se ne è accorto. Bravo, infatti, credo che uno dei due non si sia accorto di averlo. E intanto di legge ha recuperato la posizione su Della, si è portato in ottava posizione alle spalle di Ezio. E Raffo continua e intanto a guadagnare, ha guadagnato oltre un secondo in questo passaggio, 1-3, mentre stavolta arriva l'attacco più deciso di Gano nei confronti di Taglio Sass, che stavolta non ha aperto il DRS, quindi deve essere o arrivato appena indietro rispetto al secondo nel detection point nei confronti di Stefano Marti, oppure ha deciso di farsi passare. Intanto di legge ancora dietro, va su Ezio, la Tarzio, va dentro su Ezio di legge, passa. Io vorrei intanto tornare dietro con Ziu, che ha fatto un errore. Sì, è passato. E Upip è riuscito a passare. Sì, è arrivato lungo in curva 1 Ziu, quindi molto probabilmente c'è stato questo lungo da parte del pilota dell'Aston Martin. Ha approfittato allora Upip e ha passato davanti. Sta guadagnando davvero tantissimo Raffo Willex, sembra esserci una differenza esagerata tra la gomma soft e la gomma media. Io inizio quasi a pensare che Magico Sony possa avere qualche danno, perché dopo 5 giri mi sembra che il delta di differenza tra la prestazione di Raffo Willex e Magico Sony sia davvero marcatissimo. Ovviamente non dobbiamo dimenticare che Raffo Willex è comunque un pilota Master League, però insomma mi sembra enorme il gap in questo momento. Ma più che altro anche la batteria dell'ERS, perché lo vedo che Raffo ha il 50%, mentre invece Magico Sonny c'ha il 10%. Infatti continuano entrambi. E adesso vorrei rimanere un attimo in on board un giro solo con Magico Sonny per vedere dove perde, qual è il problema. Beh, è passato a 4,2, era a 3,9 in questo giro, ha perso un pochettino di meno, ma sempre quasi 4 decimi di ritardo. Mentre è arrivato Marco Gano nei confronti di Stefano Marti, quindi Marco Gano sta andando molto forte, sta risalendo, vediamo se fa l'attacco di Stefano Marti, che si protegge all'interno. Quando si arriva verso curva 4, arrivano alla staccata con Marco Gano, che probabilmente cercherà di uscire meglio e deve quasi evitare Stefano Marti, che era uscito male, alla fine non riesce a trovare lo spazio necessario. Vediamo se ci prova qui in discesa verso il tornantino. Non era in condizione di farlo, ha avuto una grande occasione perché aveva preparato bene l'uscita di curva 4, ma la scodata di Stefano Marti gli ha fatto alzare il piede, quindi ha perso tutto il vantaggio che si era creato incrociando la traiettoria. Allora, intanto ti volevo segnalare che sto guardando un paio di curve del Magico Sonny, lo vedo che arriva molto lungo, secondo me c'è un po' troppo di sottosterzo rispetto a Raffo, che le fa molto, molto lineari, ma lui sento tanto sottosterzo, vedi, sta cercando di girare il volante il più possibile, di tranciare il più possibile le curve, perché lo vedo che sta facendo fatica a inserire la vettura in curva. Infatti lunghissimo qua, molto lungo. Grande, quindi, grande difficoltà, e va dentro, vediamo se arriva un cambio d'ala, vediamo se il nostro sospetto era fondato. È comunque metà gara, quindi diciamo è assolutamente linea per andare a montare la gomma soft. No. Non c'è, no. E quindi era solo guida. Giù il cappello per Raffo Willex, mentre vanno ai box tutti dietro, anche Stefano Marti e Taglio Sass, anche di legge. O guida oppure un lieve danno al fondo? Potrebbe, difficile però potrebbe, mai dire mai. Intanto là davanti vedo una battaglia tra Ezio e Della, con Della che è uscito leggermente forte rispetto a Ezio, adesso c'è il DRS. Oh, mamma mia! Esterno, fa un pochino da tappo, stacca fortissimo Ezio, mamma mia. Lì era difficile per Della, perché piuttosto secondo me la scelta più saggia sarebbe stata quella di cercare l'incrocio, perché Ezio stava arrivando lungo, invece Della è rimasto lì e poi non ha avuto più modo di accelerare. Lunghissimo,
ha sbagliato qualcosa, sicuramente adesso le gomme si sentiranno. Però intanto là davanti vediamo se Rafoidex continua, perché sta continuando a 9 secondi di vantaggio su Marco Gano. Non dovrebbe Rafoidex avere problemi. Sta guidando in maniera stellare. L'idea di Raffo, Raffo uscirebbe anche davanti a Della, quindi sarebbe nella condizione di avere non solo un avversario fra sé e Magico Sonny, ma di avere anche 8 secondi di scarto prima di arrivare ad Ezio, che si fermerà comunque a breve, infatti va dentro. Vediamo anche, diciamo, pista libera, soprattutto anche nella corsa dei box. Entra dentro un gomma giallo ovviamente per il pilota dell'Alpine. Andiamo a vedere anche la mappa, mentre dietro sono rientrati anche Marco Gano e Gallianz. Sta arrivando ora il trenino trainato da Ezio con Della, e vanno entrambi ai box, sia Ezio che Della. Oh, errore di Della. Della 5 secondi. No, più che altro per errore, diciamo, attenzione, bandiera gialla. Si è girata lì a mare. Più che altro per errore, diciamo, di distrazione, perché probabilmente Ezio ha inchiodato tantissimo e Della si è spaventato. E lo ha anche un po' superato per via del gossip, perché ho visto che l'aveva attraversata la vettura di Ezio, quindi molto probabilmente per quello. Della esce alle spalle di Giuseppe Federico, che ricordiamolo deve aver fatto un errore, lo stavo vedendo prima, perché ha rimontato gomma... No, pardon, scusami. Aveva gomma media Giuseppe Federico, insieme a Magico Sonny, era l'unico dei tre insieme a Magico Sonny, e credo che l'altro fosse... Oh... Tartaruga ad essere partito con la media. Visto che andare sulla probabilmente che era anche l'unico che, diciamo, aveva un danno in mezzo gara, quindi è normale che abbia messo l'hard per arrivare fino in fondo. Però comunque bisogna vedere adesso se il Magico Sonny con questa gomma soft riuscirà a tenere, o almeno avvicinarsi un po' a Raffo Idex, perché diciamo che sì, sono 2-7 il vantaggio di Raffo e mancano soltanto 6 giri alla fine, però comunque dovrebbe avere abbastanza tempo per avvicinarsi. Se Raffo poi se ne va via, allora aveva quasi 5 secondi, ha dimezzato 2-6. Sì, adesso sta spingendo, infatti 28-4 adesso sta spingendo. Però vedremo adesso il ritmo di Raffo Idex in questo guarda passaggio. Guarda Taglio Sass che va all'attacco di Upip, che mette la freccia a destra per andare ai box, e quindi gruppetto con Taglio Sass, Gallianz e Di Lecce, tutti sulla stessa strategia, quindi si dovranno giocare la posizione in pista. Di Lecce comunque per dopo dovrebbe partire nelle prime posizioni se arrivasse settimo. Dovrebbe quindi partire, ricordiamo che la griglia è invertita per i primi 12, quindi Di Lecce andrebbe 12 a scattare dalla quinta casella. No, quinta sesta. Quinta casella. Sì. Beh, oddio. Diciamo che non è che... Non è un affare, però poteva partire molto peggio, visto che era davanti, quindi sarebbe potuto partire P11 o P12. Intanto è uscito un Pipe con gomma rossa. Di Lecce dentro nei confronti di Gallianz, si affaccia al tornantino, ma alla fine deve rinunciare, non c'era più la finestra, non c'era più lo spazio. E adesso ne ha più, molto di più il pilota della Ferrari rispetto al pilota Mercedes. Però il problema è che ha DRS Gallianz, quindi si può difendere dagli attacchi di Lecce. Davanti intanto Magico Sonny, ovviamente con gomma sotto, ora sta accorciando nei confronti di Raffo Idex, ma lo sta facendo in questo momento di 4 decimi al giro, che potrebbero non essere sufficienti per arrivare sotto. C'è anche per dire che ha una gomma molto... Adesso comunque 2 secondi, vediamo, perché se riesce a guadagnare qualcosina ancora, sai che non è detto, eh. Serve attenzione, perché ora vanno all'attacco Taglio Sass, Gallianz e Di Lecce, hanno entrambi il DRS, Taglio Sass è praticamente impotente perché arrivano a cannone e vanno ad aprirsi, e allora Di Lecce ci prova anche nei confronti di Gallianz, andando all'interno di curva 1, vanno entrambi alla staccata, Gallianz affonda molto, va lungo, attenzione perché ora dovrebbero poter riaprire entrambi il DRS, no, ovviamente lo può fare solo Di Lecce, pardon, perché c'è un secondo detection point, va all'esterno Di Lecce, protegge ancora l'interno Gallianz e Di Lecce va all'esterno con grande esperienza, si prende la quinta posizione, grandissimo sorpasso da parte di Lecce, che diciamo è stato un po' bloccato da questi due piloti, però comunque con la sua con grande esperienza, con grande velocità è riuscito a superarli, e adesso vediamo se riuscirà ad agguantare Gano, che è molto lontano, però in questo momento non riesce a sbarazzarsi di Stefano Marte, che anche con DRS Gano non riesce a superare. Non vorrei intanto che Marte stia aspettando
Può anche darsi. Però intanto là davanti Magico Sonny sta guadagnando poco poco, però comunque sta guadagnando, e non vorrei che adesso lo potesse prendere 1,9. Se riuscisse a poi guadagnare adesso due decimi qui, 1,8, sta veramente dando il massimo per cercare di prendere Raffo Idex, che diciamo è un po' ironica la situazione di Raffo essere inseguito da una Red Bull, Effettivamente sì. Vediamo Stefano Mattes, intanto si sposta al centro del rettilineo e Ganu direi che non ha nessuna intenzione di attaccare, se l'è presa molto comoda, è arrivato sotto ma mai con l'intenzione di attaccare adesso, quindi credo che la strategia di Ganu sia quella di attaccare a fine gara rimanendo dietro, insomma facendo buona guardia. Vediamo se va all'attacco adesso, perché Stefano Marti è uscito davvero molto piano, e allora Marco Ganu va all'esterno e fa quasi in fotocopia il sorpasso che proprio un giro fa Di Leggi aveva costruito nei confronti di Gallianz. Attacca Marco Ganu, mi spentisce immediatamente, vediamo se ora ne avrà per andare via, perché costruire gap DRS nei confronti di Stefano Marti non sarà facile. Intanto Zio è entrato in box, non ho capito per quale motivo, per mettere la gomma rossa probabilmente, per provare a fare il giro veloce, ma che non vale niente, però non lo so, forse non si stava personale trovando, anche oppure non si stava trovando con la media, eppure qui la media è una gomma discretamente guidabile. 1,4 Magico Sonny, che sta dando uno strappetto, potremmo arrivare lì, al prossimo giro secondo me l'ha beccato. Sì, no, una volta che prende il DRS Raffo credo non avrà molte chance. Attenzione Ezio girato, Ezio è appena uscito, si è girato ma niente danno, nessun danno, si è girato all'uscita del tornantino, credo un errore solitario da parte del pilota che questa sera veste i colori di casa Aston Martin, mentre Gallianz 3 secondi, il primo reale pilota ad entrare nella lista dei cattivi, a parte 5 secondi di penalità presi per eccesso di velocità in pit lane da parte di Della 153, mentre Ziu esce davanti a Liam Marr, che no, si è girata, pardon, stesso errore di Ezio, uscita del tornantino. Sì, peccato. Intanto vediamo la davanti, 1-1, caro Luca, siamo lì e siamo ancora al possibile DRS qua, lo sa? No, è al pelo, ma non credo, no. Però c'è... aspetta, perché no, c'è Peter qua, Non era quello prima? No, però è lì. È al prossimo giro, l'ha peccato, ragazzi. Sì, direi. E ha dimostrato tanto. Il problema è... il problema è che ha poca batteria rispetto alla Foidex, che ha un po' di più, però non quel tanto da riuscire a difendersi. Allora, per Magico, forse avendo poca disponibilità di ibrido, sarebbe la mano da cielo prenderlo in questo giro, usare il DRS per risparmiare ibrido e poi attaccare. La prende adesso in questo momento 8 decimi e adesso deve cercare di avvicinarsi e attaccare al prossimo giro. Il DRS l'ha preso, attenzione, finale al cambio palme, sembrava finita per Raffo Idex e invece tutto è cambiato. È un qualcosa che ci aspettavamo con il cambio di strategia, con l'inversione rispetto all'inizio della gara. Probabilmente l'undercut ha colto un po' di sorpresa Raffo Idex, che ripetiamolo, aveva 5 secondi quando Magico Sonny è entrato ai box, si è ritrovato con 2 secondi e 7. Sì, non so se non si trovava bene con questa gomma gialla e oppure aveva un danno, non lo so, ma il danno penso non ne ha, aveva, non credo, visto che è considerato che è riuscito a riguadagnare, secondo me non si trovava con la gomma. Vicino Magico Sonny, che però deve stare attento perché Raffo è comunque a 8 decimi, puoi scaricare tutto l'ibrido che vuoi, ma 8 decimi nel rettilineo principale sono tanti, sono anche puliti tutti e due, nessun avviso per nessuno dei due, sono pulitissimi, possono... sta arrivando, attenzione Raffo... bravo, stavo per dirlo, dillo tu. Stanno per arrivare dietro a Lin Marr, quindi Raffo Idex si può difendere. È incredibile. Però... e l'ha preso, però... l'ha preso. E lo prende, la prende, lo prende. Colpo di fortuna incredibile per Raffo Idex, che al detection point, all'ultimo istante, prende il DRS di Lin Marr ed eccolo qui, va a aprire l'ala, che è una mandala al cielo per difendersi. Non l'avrà nel rettilineo di ritorno, però. E dopo non l'avrà, quindi... attenzione, vediamo, Magico Sonny deve
provare o qua o nel prossimo, però è difficile, è molto difficile. Occhio, però è vicino. Comunque vicino, È uscito molto meglio, però non abbastanza. Non abbastanza vicino per tentare l'attacco. Adesso è difficile. Si deve inventare qualcosa. Io non vorrei vedere Valentino Rossi e Lorenzo adesso. Nel 2009. Attenzione. Raffo Ilex davvero salvato da una manna dal cielo. La manna Red Bull, possiamo dire. Occhio, perché qua è vicino. Adesso è vicino, molto vicino. Molto vicino, però Magica Sonny, difficile però qui riuscire ad andare a trovare l'attacco. No, bisogna averne di più. Bisogna uscire meglio e già molto attaccati per riuscire poi ad avere un'opportunità dopo. Non è per niente facile, infatti Magico Sonny non riesce neanche a rendersi minimamente minaccioso alle spalle di Raffo Ilex, che quindi cerca di stringere le ultime curve, le ultime traiettorie prima del traguardo per conservare questa vittoria, questa leadership di della sprint race. Incollatissimo Magico Sonny, che è davvero vicino. È davvero peccato. Vicino alla staccata nell'ultima curva, ma Raffo Ilex esce davanti e per un nulla va a passare per primo sul traguardo e si prende la vittoria della sprint race davanti a Magico Sonny. Ci regalano davvero una grande emozione in questa prima gara, mentre dietro Marco Gano alla fine si sbarazza dalla concorrenza di Stefano Marte. Dopo averlo superato riesce a mantenerlo dietro, a prendersi il podio della sprint race. Quinto alla fine, chiude di legge con gran passo, perché era arrivato a 2 secondi da questi due. Assolutamente, diciamo, per Raffo in maniera anche un po' divertente, ringraziato dalla sua Red Bull, questo possiamo dirlo. Però comunque grandissima gara anche del Magico Sonny. Peccato, perché se non avesse avuto il DRS di Raffo avrebbe sicuramente preso la posizione e avrebbe vinto lui. Questo forse sì, forse no, però comunque ottima la gara di tutti e due i piloti. E buona anche la gara da parte di Stefano Marte, che è rimasto in quarta posizione. Peccato per Di Legge, che ha avuto quel piccolo errore che gli ha costato, diciamo, una possibile vittoria. Però ricordiamo, sono Summer, l'importante qui è divertirsi, quindi. Nel frattempo stanno andando a vedremo nella prossima gara. Stanno andando a chiudere tutti i piloti. Zio sarà l'ultimo a passare sul traguardo. Liamar è passata prima di lui, chiude in ultima posizione e chiude anche come unica pilota doppiata. Vince quindi Raffo Ilex la sprint race. Nel frattempo vado a ringraziare Andrex per il follow. Grazie mille ad Andrex, pilota del giorno per il gioco per l'ultima volta quest'anno. E Fit Marco Gano, perché ricordiamolo, per coloro che sono collegati, sono in questo momento, questa sera andiamo a dare l'addio ufficiale a F1 2021 e da domani andremo sul capitolo 2022, che dalle 8 del mattino sarà disponibile per tutti coloro che hanno scaricato la Championship Edition, mentre l'accesso sarà aperto a tutti i videogiocatori, anche quelli che hanno l'edizione normale, a partire da venerdì 1 luglio. Podio, champagne e coriandoli per i primi tre classificati di questa sprint race, che vediamo nella classifica finale con Raffo Ilex davanti a Magico Sonny, a Marco Gano, Stefano Marte, Di Legge, Taglio Sasgallias, Giuseppe Federico, Upip Della Ezio Tartaruga, Zio e Liamar. Questo l'ordine di arrivo finale, indi per cui da questo ne scaturisce quella che sarà la griglia di partenza della Future Race, lunga al 50% di distanza, 28 giri, con Tartaruga ed Ezio che andranno a prendere la prima fila davanti a Della e Upip, poi quinta posizione per Giuseppe Federico, sesta posizione per Gallians e via via Taglio Sas, Di Legge, Stefano Marte, Gano, Magico Sonny e Raffo Ilex, mentre scattano dove sono, ovvero Zio in 13esima posizione, Liamar in 14esima e ultima posizione, essendo arrivati appunto fuori dai primi 12, quindi non essendo parte della regola che prevede l'inversione della griglia per la Future Race. A questo punto aspettiamo appunto lo staff per la griglia di partenza. Nel frattempo, Simone, io a questo punto andrei un attimino in pausa, torniamo fra pochissimo per la preparazione della gara. Ci prendiamo una piccola pausa, pochi secondi, rimanete lì, rimaniamo con noi.
appena provato il simulatore e devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico. Pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. Oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali, non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi, hai la possibilità di muoverti, e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale. Eccoci rientrati in studio, ultimi preparativi in vista della Future Race. Ricordiamo 50% di distanza di gara con griglia invertita per i primi 12 rispetto all'arrivo della Sprint Race. Simone, abbiamo visto insomma un finale davvero tiratissimo, ma lo dicevamo anche adesso in chat, tra l'altro. Davvero, da questo punto di vista, tanta sfortuna per Magico Sony, perché si trova proprio all'ultimo giro con il traino di salvezza per Raffo Idex, e con il doppiaggio di Liam Mara ha potuto prendere il DRS in vista dell'ultimo rettifilo, perché altrimenti diciamo che Magico Sony l'aveva preparata benissimo. Sì, l'aveva preparata benissimo, e un peccato soprattutto anche nel primo stint, perché ha avuto una difficoltà incredibile con la gomma gialla. Però è riuscito a agguantare Raffo Idex, e sì, peccato veramente, perché sennò sarebbe riuscito a portarsi a casa un sorpasso, quindi avrebbe portato a casa la vittoria. Adesso comunque ci sarà la seconda gara, questa volta al 50%, quindi ne vedremo delle belle, come non vedremo delle belle, chi lo sa questo? Chi lo sa, comunque vedremo. Adesso l'importante comunque è cercare di arrivare in fondo al traguardo, anche se l'ultimissima gara su questo gioco qua. Sono gli ultimi 150 chilometri più o meno. Esatto. E quindi i piloti che sono in griglia di partenza, gli ultimi preparativi con la griglia che è stata preparata, sono tutti pronti. Gli dicevo, gli ultimi preparativi a livello strategico di setup, gli ultimi aggiustamenti prima di tuffarsi all'interno di questa Future Race. 28 giri sul circuito di Sakhir in Bahrain, sede appunto del Gran Premio del Bahrain. Il Bahrain che tra l'altro è il, così per curiosità, giusto perché io non smetto mai di andare a spulciare e cercare, è il terzo stato più piccolo fra gli Emirati Arabi, è uno dei più piccoli insieme al Kuwait e non ricordo adesso l'altro, però è tra i più piccoli, ma poi gli altri sono abbastanza grandi, diciamo sono tanto grandi quanto desertici, questo più o meno è il panorama che si ha tra Abu Dhabi, tra il Kuwait, sì. Diciamo che vedi queste città e sono incredibili a volte, vedi le foto di metà anni 80, primi anni 90, pochi palazzi, poche cose, guardi le foto del 2005, 8, 10 e
vedi gli stessi ragazzi e intorno vedi il mondo, è cresciuto di tutto come se fossero sì. nati dai fagioli di Balzarra, voler usare. Esatto. C'era una foto. Cioè, mi ricordo che c'era una foto su internet che c'era praticamente il deserto e poi hanno fatto vedere una foto del 2010, palazzi, cioè, non lo so, stanghe alte 200 metri, 200.000 metri fra poco. Sì, sì. Però comunque è cambiato tutto. Pensa un po', stato piccolo e ci hanno fatto un gran premio. Ma sì, come gran premio ce ne sono tanti. Purtroppo bisogna dirlo molto chiaramente. Quando la Formula 1 si sposta verso est, per soldi. La Formula 1 ovunque va si sposta per soldi. Però quando si parla di circuiti di tradizione, insomma, ci si pensa due volte. Quando si va in circuiti e paesi dove i motori non sono tradizione, comandano i soldi, punto, basta, finito. Esatto. Vabbè. E quindi siamo pronti con le vetture che vanno a iniziare ora il loro giro di formazione. E allora andiamo a ricapitolare quella che è la griglia di partenza, con Tartaruga che scatta dalla pole davanti ad Ezio, seconda fila per Della Juppip, terza fila per Giuseppe Federico e Gallianz, quarta fila per Taglio Sase di Legge. Oh, attenzione Gallianz! Vabbè, quinta fila per Stefano Marte e Marco Gallo, sesta fila per Magico Sonia e Raffo Idex. E quindi ovviamente, come dicevamo in precedenza, per la proprietà della griglia invertita scattano dalle posizioni numero 11 e numero 12, mentre chiudono lo schieramento in settima fila Ziu in tredicesima posizione e Lia Mare in quattordicesima ed ultima posizione. Andiamo a dare un'occhiata anche a quella che è stata la scelta strategica dei piloti, con tutti i piloti stavolta, diciamo, c'è una situazione diametralmente opposta a quella che invece era la situazione di gara della sprint race di gara 1, con tutti i piloti che sono su gomma media tranne Tartaruga, Gallia, Staglio Sass e Magico Sonny, che stavolta inverte la strategia rispetto a gara 1, che invece vanno a scattare con gomma soft. Sarà interessante vedere come si svolgerà questa gara, soprattutto per chi parte in fondo e soprattutto Magico Sonny che parte là in fondo con questa gomma soft e gli altri invece partiranno con gomma media. Poi ovviamente, ripeto, un 50% la gara è un po' più lunga rispetto al 25%, quindi vedremo. Nel frattempo in chat andiamo a salutare ERT Big Bonny 46 e a questo punto ne approfitto anche per ricordare che domani alle 21:20, sempre qui su Formula Italian Team, c'è l'ultima tappa del campionato Italiano Gaming Center, quarta tappa Spa-Francorchamps, 60 minuti, quindi 10 minuti in più. Le prime tre gare che hanno visto appunto impegnare i piloti sono state da 50 minuti, 60 minuti invece la durata della gara finale sul tracciato di Spa-Francorchamps. Ricordiamo l'appuntamento domani sera sul nostro canale, la categoria Pro, dalle 21:20. Nel frattempo i piloti stanno andando in griglia di partenza, stanno andando a prendere le loro caselle dalla quale andranno a scattare, pronti subito lì davanti Tartaruga, Ezio, poi Della Juppip e via via man mano tutti gli altri. Simone, massima attenzione a quello che succederà dopo, perché è importante per i piloti che sanno di poter vincere la gara, ma per la griglia invertita partono indietro, evitare più guai possibili. Assolutamente, quindi bisogna stare attenti in curva 1 e cercare di finire puliti e senza danni il primo giro. E allora bandiera verde in fondo allo schieramento con 1, 2, 3, 4 e 5 luci rosse, lo spegnimento e via della Future Race in Bahrain, gara 5 della Super League, che parte in questo momento con un ottimo scatto della casella. Attenzione dietro, ha perso il controllo della vettura, clamoroso davanti, intanto quanto movimento mentre stavamo vedendo dietro Ziu. Attenzione dietro, grande incorgo dietro, c'è una Mercedes, c'è una una Aston Martin fuori, sta succedendo un po' di tutto. Attenzione, c'è Raffo Idex, è uscito e ha rotto contro il muro. Non so se c'è stato un aggancio, un contatto, ma Raffo Idex era largo contro le barriere di protezione. Abbiamo visto volare un pezzo d'ala, abbiamo visto volare tutti, perché cosa è successo in curva, abbiamo appena detto riuscire indenni in curva 1, è successo un devasto. Mamma mia, là davanti nel mare, attenzione, e si ritira, beccato completamente Juppip. L'ho visto in diretta, in un board con Raffo Idex, ha sbagliato la staccata e si è ritirato in safety car. Vediamo se diventerà
Vediamo se diventerà safety car, perché è successo di tutto. La posizione della vettura di Liam Marr non è ottimale. Nel frattempo scambio di posizioni fra Stefano Martedella, che forse si erano superati in regime di virtual safety car. Sembra che rimarrà una virtual safety car. Attenzione, errore di Della che tampona in pieno Stefano Marte. Erroraccio di Della, anche perché la sensazione era stata quella di uno Stefano Marte che andava assolutamente regolare come passo. Occhio dietro, attenzione dietro, che c'ha dietro Marco Cano, che adesso va bene che siamo all'ultima curva. Marco Cano passa, perché attenzione. Della va lunghissimo, Raffo Ilex ovviamente sta arrivando ora, andrà in box anche lui, ne vanno ai box anche Gallians. Gallians, Della, Ubi per Raffo. Mamma mia quanti problemi. A cospetto di una gara 1 dove era filato tutto liscio, attenzione Tartaruga si gira, si gira sul cordolo, uscita di curva 2. Mamma mia ragazzi, e tutto questo intanto Magico Sonny, guardate dov'è, è già in seconda posizione con la mescola di vantaggio nei confronti di Giuseppe Federico, pronto a prendersi la leadership. Incredibile, sono andati tutti su gomma dura dietro di legge, è girato di legge. Ragazzi, cosa sta succedendo stavolta, in questo stavolta devo dire la verità, per la posizione della vettura ho grossi dubbi che da quella posizione di legge si sia girato da solo. Era molto anomala come posizione. Vediamo adesso se un po' si sono, diciamo, un po' placati queste attacco cose. Va avanti Magico Sonny al sorpasso di Giuseppe Federico, si mette in testa Magico Sonny, è successo di tutto, partiva dodicesimo e primo dopo un giro e mezzo. È uscito indenne praticamente da quel casino che è successo davanti a lui e soprattutto dietro, perché dietro poi è successo incredibilmente il finimondo. Tra l'altro poi chi è entrato in box ha messo tutti quanti gomma hard, tranne Ezio che ha messo la gomma media, ma probabilmente si dovrà rifermare e mettere una gomma soft. 1:30.773, il giro veloce marcato da Magico Sonny che è in vetta alla gara, mentre di legge è nei tubi di scarico di Tartaruga e dopo l'errore deve ricostruire. Peccato anche perché di legge anche lui aveva ricostruito abbastanza bene, ma l'errore costa carissimo, gli fa ricominciare tutto dall'ottava casella. Assolutamente sì, adesso c'ha davanti Tartaruga e Zio davanti con gomma media. Oh, mamma mia, la perde Zio, mamma mia. E passano i danni Tartaruga e di legge, grande occasione per di legge perché ora Tartaruga non avrà il DRS e quindi potrà attaccarlo facilmente. Però adesso vediamo se riuscirà a passare il pilota della bene con gomma media, però dovrebbe averne di più. Adesso vediamo, adesso il DRS ne ha molto di più, sì, ne ha molto di più. Potrebbe superarlo anche nella prossima zona DRS, quella verso curva 10. Penso anche qua. Già molto vicino. Qua. È molto vicino, sì. Mamma mia, si avvicina qui. E come si avvicina? Va dentro. Però attenzione perché la staccata. Tartaruga è arrivato leggermente lungo. Ha provato ad allungare la staccata, ma ha staccato davvero molto più tardi di lui di legge. Raffo con Della. Alla fine passa Raffo Idex. Non so se c'è stato un contatto Della. Errore. Per evitare il contatto con Raffo Idex arriva lungo e si prende anche 3 secondi. Signori, cioè incredibile. Attenzione, Magico Sonny. Girato il tornantino. Ancora stesso errore della Fusion, della Sprint. Mentre abbassa gli altri 4 decimi, il record sul giro Magico Sonny da 37 scende a 30.3. Occhio davanti. Della fuori. Della fuori, Della. E attenzione. Fuori però. Non capisco dove. Vediamo dov'è la. È praticamente dopo uscita la della 10, di RF. Uscita della 10, sì. Esatto. L'ha persa quando ha messo giù il gas, era su gomma dura, secondo me. Ha avuto non pochi problemi a mettere giù la potenza. Ha perso il posteriore, non è riuscito più a controllare la vettura. Ed è andato a muro. Secondo ritiro, bandiera gialla che però viene tolta dai commissari. Di nuovo bandiera verde, si torna in gara senza safety car. Ragazzi, 4 giri che è successo il finimo in questo momento. Vediamo. Adesso soprattutto là davanti come si comporteranno. Intanto Magico Sonny se n'è andato, praticamente ha dato 3 decimi, 3 secondi e mezzo a Giuseppe Federico, però con gomma soft, questo non si capisce. E adesso vediamo qua la terza posizione perché se ne stanno giocando Stefano Marte, Taglia Sasse e Ganu che c'ha la gomma media.
però sì, adesso vediamo, perché si stanno avvicinando a Giuseppe Federico, quindi stanno lottando anche la seconda posizione. Stiamo la seconda, la quinta e stanno giocando sulla stessa gomma di Giuseppe Federico, ma il dettaglio sarà una gomma migliore. Abbassa ancora Sogni, un altro decimo, a 32, a 30, a 156. Mamma mia, che traversone che ha fatto Taglio Sassa adesso in diretta, l'ho visto in un bordo con lui. E sì, sta facendo, adesso sta facendo il tirone. Vediamo se adesso per Magico Sogni andrà bene. Che diciamo nella, a fine gara in chat ha voluto, cioè è vero, che sfiga. Proprio all'ultimo giro, fortunato, quello è poco ma sicuro. Esatto, non è, si è un po' lamentato da un po' con la sfortuna che ha avuto. Però comunque adesso sembra che possa andargli bene. No, non dico niente, basta, non voglio dire più niente. Non so se Andrea se lo ricorda, ma tra il 2017 e il 2018 ricordo almeno 5-6 occasioni in cui, quando Vettel era alle spalle di Bottas, miracolosamente Bottas trovava qualche DRS proprio nei momenti io migliori dai doppiati. Era una roba da... ma organizzate! Ahimè, sì. Che poi non era mai Hamilton, era sempre Bottas. Sì. Stefano Marte è molto vicino, 30 decimi da Giuseppe Federico, a parità di gomma sembra avere qualcosa in più. Sì, sembra avere qualcosa di più rispetto a Giuseppe Federico, adesso sicuramente col DRS riuscirà a passare e vediamo adesso se Taglio Sasse riuscirà anche lui a provare ad agganciare questo gruppetto. Pochi decimi, forse non ha preso neanche il DRS Taglio Sasse, vediamo, non lo prende. Sta accorciando quasi un secondo al giro di legge nei confronti di questo granino, Occhio Stefano Marte all'interno in curva 1, stacca fortissimo il pilota della Pine e passa Giuseppe Federico, si mette in seconda posizione il pilota della Pine. Intanto la Fuirex all'attacco di Gallian, si prende anche lui la nona posizione. All'esterno, splendido sorpasso di Rafoilex, che adesso però c'è un problema tecnico enorme. 20 secondi? No, il DRS. Ah, ok. Sì, è vero. Deve uscire ma però, fortissimo. Mezzo secondo. Addio. Provato perché secondo me Gallianz era molto più lento, ma il DRS è difficile. Fargli qualcosa, Raffo. Stacca fortissimo. Attenzione Gallianz con i due che sono davvero ruota a ruota, curva 1, curva 2. E ora c'è il DRS per Raffo. Pericolo. Oh, esterno come prima. Esterno come prima. Ha staccato lungo Gallianz, ma incrocia. Stavolta incrocia Raffo. Però Gallianz non è uno che non demorde. Oh, lungo! E infatti rimane davanti. Occhio, incrocio! Oh, che controllo Raffo! Ragazzi, incredibile! Ancora! Attenzione! Ulla. Mamma mia! Qua lo passa! E qua lo passa però Gallianz. Raffo ha sudato sette camicie, ma alla fine ha detto no, tu rimani lì. Ora deve cercare però di allungare un pochettino di più, È difficile dare botto di vantaggio in queste curve, che è difficilissimo. Vediamo se adesso se Gallianz tiene il DRS, allora sicuramente sarà di nuovo sicuramente mangiato da questa Mercedes che non mezzo secondo prima DRS. Non è bastato. Vediamo se in questo ultimo settore Raffo riesce a costruire largo. Gli bastano un paio di decimi, infatti guarda Gallianz è già 7. Secondo me adesso ha usato tutto l'Hertz Gallianz, sì. Perché è sceso da 7 e mezzo a 5 scarsi. Perde due lo sta usando adesso. Sta usando tutto adesso perché sa che magari nel prossimo gioco dovrà cercare di risparmiare. Vediamo, arriva velocissimo. Passa. Si difende Raffo che va all'interno. Stavolta prova la staccata all'interno Raffo. Che staccata va! Fondo Gallianz! La bandiera gialla! Forse ancora è girato, mi sembra. Upip, no. È girato più. Ziu. Attenzione! Ancora Gallianz e Raffo, con Raffo che stavolta va all'esterno di curva 4 e stavolta si riesce a permettere un settore misto pulito, potrebbe essere la volta buona per creare il gap decisivo. Io ho comunque capito che Gallianz è un pilota che non si fa superare molto facilmente, cioè rispetto a Raffo, Raffo ha molta più velocità e soprattutto anche molta esperienza rispetto a Gallianz, però Gallianz ha fatto capire, sì, sarai pilota master, però io sono difficile da passare, ricordatelo. Quindi un messaggino a Raffo gliel'ha fatto
gliel'ha dato. Chi sta andando forte è Di Legge, che sta mangiando via quasi un secondo al giro al gruppo che è guidato da Giuseppe Federico. Taglio Sasse è molto vicino, Tartaruga! L'ha persa all'ultima curva. Attenzione! Niente. È difficile perché la safety car, ricordiamo, in questa edizione della Summer League è impostata su ridotto, quindi era uscita settimana scorsa clamorosamente. Ne approfitta Ziu, addirittura no, Ziu secondo me o ha danni o ha provato una matta, convinto che sarebbe uscita una safety. No, sto guardando, danni sembra percele perché si è ritirato Taglio Sasse anche. E la safety car stavolta incredibile. Vabbè ragazzi, incredibile, l'abbiamo chiamata. Ma dove l'ha persa? Taglio Sasse deve aver tamponato. Per dov'è? Deve aver tamponato Giuseppe Federico. L'ha persa praticamente dove l'ha persa, cioè dove si è ritirata Lianmar. Lianmar si è ritirato, quindi si è ritirato nello stesso punto. E adesso sarà interessante vedere chi si ferma. Sicuramente Magico Sonny si ferma e metterà gomma media per arrivare fino in fondo. E gli altri con gomma media cosa faranno? Continueranno oppure metteranno... Questa da... E questo potrebbe essere una delle chiavi per Magico Sonny da questo punto di vista. Magico Sonny è il più avvantaggiato perché si dovrà fermare e avrà ovviamente la gomma per arrivare fino in fondo. Gli altri cosa faranno? Si fermano oppure continuano? Forse secondo me si fermano per la dura pur di andare in fondo. Ferma Stefano Marte. Sì. Magico Sonny Marte. Oh, non si è fidato della media. Attenzione. E allora sì. Tutti Hard, allora tutti rimangono praticamente allo stesso livello di guida, possiamo dire. Sono tutti alla pari. Dietro i piloti con la media erano obbligati, perché se volevano andare in fondo e approfittare di un vantaggio di questa situazione e rimanere nel gruppo, dovevano andare su questa gomma. Magico Sonny aveva l'interrogativo ma ha scelto di andare sulla hard, e quindi è un reset generale per tutti. Ma quanti colpi di scena e probabilmente anche quante difficoltà in più ha dato una vettura che ha il doppio del carburante. No, Galliance Box, Raffa ha fatto la finta e aveva già la dura. Raffa va in fondo, cioè non è un problema. Galliance media. Galliance sì, gioca la carta perché la media forse 19-18 giri con questa gomma. Sì, fai 18 perché due giri sotto safety, quindi secondo me arriva, sì ci arriva, però ne avrà sicuramente tanto di più. Ed esce dietro a Ziu, che ha gomma rossa. Ziu, gomma rossa gli è andata bene, ma gomma rossa forse va su due soste, ma con questa safety due soste sono una mazzata. Io direi, cioè con la mia esperienza direi a Ziu di fermarsi, di media o la hard, di arrivare fino in fondo. Tanto ormai anche se esci ultimo sei praticamente incollato a tutti, perché è tutta trenino. Sì, è vero che perdi la posizione, però è tutta trenino. E allora Magico Sonny davanti, questo diciamo da un po' di più. Vai no, dicevo, questo fa un po' favore anche a Rafo Idex, che dopo diciamo l'incidente che gli è successo ritorna nelle buone posizioni, nella sesta posizione con 6 giri sì di hard, però Magico Sonny quindi davanti con Stefano Marte, Giuseppe Federico, Marco Gallo Di Legge e Raffo, tutti su gomma hard. Raffo, ricordiamo, l'aveva montata 6 giri prima. Dovrebbe comunque non avere problemi ad andare in fondo, forse soffrirà un pelo di più negli ultimi giri, ma solitamente abbiamo imparato a conoscere questa gomma hard quest'anno ed è una gomma che davvero, come in realtà nella F1 reale, permette praticamente di finire quasi tutte le gare. Sì, sono delle gomme che diciamo arrivano sicuramente fino in fondo, però bisogna veramente scaldare, perché con la safety car le gomme, le vetture vanno molto piano, quindi le temperature delle gomme sono molto molto fredde, quindi bisogna cercare di scaldarle il più possibile. Tra l'altro adesso voglio dire una cosa, probabilmente questa sarà l'ultima safety car su questo gioco che vedremo. Mettetelo dove volete, signori. E circoletto rosso, come diceva Rino Tommasi.
aspetterei. Ah, Simone, tu lo sai chi era Rino Tommasi? Rino Tommasi? Beh, no. No, ti chiedo, no, era anche per fare un confronto generazionale. No, non so. È grave non sapere chi è. Grave. Conoscevo Tommasi, ma era un giocatore. Che adesso, se non mi sbaglio, dov'è che avevo letto una cosa? Se candidato sindaco e ha vinto con una coalizione, non mi ricordo di chi era, in un paese è sindaco Tommasi. Con tutto il rispetto, c'è anche un'età ora, Rino. Rino Tommasi, Rino, non il giocatore, Rino Tommasi Clerici, che è il compagno di una vita, è morto un paio di settimane fa, credo. E sì. Aveva Gianni Clerici 90 e qualcosa. 93? Sì, Gianni Clerici in realtà era un po' più grande di Rino Tommasi, qualche anno più. Rino Tommasi è stato, su Sky, grande commentatore del tennis, ma è stato anche uno storico telecronista del box. Sì. Quindi lui in realtà è appassionato forse ancora più di box che di tennis. Sì. Che addirittura andavi in America a fare proprio le telecroniche su Tele Più, ricordo. Signori, e si riparte, è incredibile. Si riparte, sì, così. Mentre noi parliamo, la gara sta riprendendo. E come riprende, strana anche. Riprende in questo momento. Perché c'è stato un avviso di rientro della safety car all'ultimo, quindi Magico Sogno ha dovuto scaldare le gomme e poi dare il via in pochi metri. Ma fortunatamente la situazione è filata via liscia. Dietro sono tutti lisci. Vediamo, attenzione Stefano Marte, che è molto arrembante nei confronti di Magico Sonny. Attenzione Ganu. Dietro Ganu con di Lecce. E dietro Raffoirex. Raffoirex dietro, che sta facendo da spettatore. Dietro comunque sono tutti normali, non c'è stato nessun contatto. Diciamo che sono partiti forse un po' più cauti rispetto alla partenza, inizio gara. Quindi vediamo adesso soprattutto là davanti, che chi ha la gomma hard, soprattutto nuova, deve cercare di scaldarla. Raffo secondo me è quello un po' più avvantaggiato da una parte, dall'altra ha una gomma un po' più usurata. Non di tanto, però comunque per il momento. Poi passare le giri secondo me si usurerà. E allora Magico Sonny in vetta davanti a Stefano Marte e Giuseppe Federico, Gando di Reggio, Raffoirex, Sinu Gaglia, Zuppi Pezzo, solo la top 10 è rimasta in gara, in 10 per andare a completare gli ultimi 18 passaggi della Future Race qui in Bahrain, con Magico Sonny che già si sposta verso destra sul rettifilo principale per andare a cercare di concedere meno scia possibile a Stefano Marte. Si sta aggrappando con le unghie Stefano Marte, perché sa che nel prossimo giro dovrà utilizzare DRS, quindi se lo perde. Attenzione intanto Gallians e Ziu dietro. Gallians con gomma media passa un po' in maniera, diciamo, decisa. Esatto, decisa. E passa, si prende la settima posizione. Adesso vediamola davanti, perché sono dal primo fino al sesto sono attaccati praticamente di 4-5 decimi. Adesso Stefano Marte sembra aver perso un po' il distacco da Magico Sonny, che sta avendo un bel po' di ritmo, e anche Giuseppe Federico sta arrancando. Sì, adesso sta a parità di gomma, sta venendo fuori la caratteristica dei piloti, ovviamente ci sta a aspettarsi che soprattutto Di Lecce e Raffo ne possano avere di più, anche Marco Ganu, ma secondo me Di Lecce e Raffo ha altro scattino in su. Tra l'altro Marco Ganu, se vediamo che non ha fatto un giro in questa pista, ce l'aveva già accennato. Sì. Quando si era iscritto, a me non mi sembra che non abbia fatto un giro, visto che si era... Sì, va bene l'esperienza, però non mi sembra proprio. Comunque, e rimane incollato lì con Di Lecce. Si spostano tutti a seguire la mossa di Giuseppe Federico, che inizia a ciondolare sui rettifili. Magico Sonny un secondo avanti, si mette giusto fuori dal tiro del DRS di Giuseppe Federico. Di Stefano Marte, pardon. Giuseppe Federico intanto ora invece si deve difendere dall'attacco di Marco Ganu, che per l'ultima volta non avrà il DRS, ma già ora da curva 3 a curva 4 l'avrà in posizione, con Ganu che si è spostato all'ultimo. Forse attenzione Di Lecce, ne approfitta anche Di Lecce, forse Ganu. Raffo secondo me ha usato tantissimo, riesce ad andare all'interno, passano tutti e tre probabilmente. Attenzione ancora Raffo. Attenzione, si è girato! Giuseppe!
Allora, io credo che Marco Gallo non lo avesse programmato, si è semplicemente fatto trovare un attimino impreparato da una staccata un po' più anticipata da parte di Giuseppe Federico, perché buttarsi dentro all'ultimo, secondo me, è stato anche un po' evitarlo. E infatti, facci caso, Marco Ganu è riuscito a rimanere perfettamente attaccato all'interno della curva, altrimenti sarebbero toccati. Quindi Marco Ganu ha frenato dove sapeva di frenare. Sì, sì, ma no, ma più che altro non è neanche da Marco Ganu fare questi attacchi, quindi lo conosciamo molto bene. Secondo me, come hai detto tu, Federico, diciamo che ha anticipato la staccata, magari avendo paura, diciamo, di perderlo, di sbagliare la staccata, quindi ha anticipato tantissimo. E ora vediamo se il gruppetto guidato da Marco Gano va ad accorciare nei confronti di Stefano Marte, mentre Magica Sonny sta andando a mettere un altro mezzo secondo nel tesoretto di vantaggio nei confronti di Stefano Marte, portando ad 1,6 secondi il suo vantaggio. Marco Gano è a 2 secondi dal cavaliere Alpin di Lecce, all'attacco di Marco Gano col DRS si mette davanti. Senza particolari problemi, non arrivano particolari difese da parte di Marco Gano. E ora di Lecce quindi va all'attacco di Stefano Marte. Con, dicevo prima, Raffo Ilex purtroppo ha cercato di farsi strada, è andato completamente sul cordolo, anche troppo, è arrivato il terzo avviso che è valso i 3 secondi di penalità. Ringrazia anche al cielo che i danni sono ridotti, perché cioè sono un po' ridotti, perché se no lì avrebbe praticamente perso il turno, secondo me. Probabilmente sì. Intanto inizia la rincorsa di Lecce e inizia forte, perché sta già per scendere sotto il secondo nei confronti di Stefano Marte. No, no, è già sceso, è già 1-1. Dovrebbe avere modo di prendere di questo passo, dovrebbe avere modo di prendere il DRS all'inizio del prossimo passaggio, quindi eccolo qui, 9 decimi. Sta arrivando anche Raffo nei confronti di Ganu, che sta cercando di seguire di Lecce, tenere il treno del pilota Ferrari, che però sta spingendo fortissimo. E sta spingendo fortissimo anche Gallians, perché sì, con la gomma media. Però sta tenendo il passo dei primi di questi piloti qua che c'è davanti, Raffo Ilex, Marco Gano di Lecce, che in questo momento ha incalzato Stefano Marte, sicuramente andrà all'attacco in questo momento, non vorrà aspettare. Arrivato subito, ha tirato via più di un secondo in un giro nei confronti di Stefano Marte, va subito all'attacco, un primo, 29 secondi, 795 millesimi, il giro veloce con Stefano Marte che cerca di difendersi al centro, ma non può nulla con un Lecce che è arrivato fortissimo e è andato subito all'attacco. E ora parte la rincorsa con quasi metà gara, 14 giri davanti e 2 secondi e 6 da colmare nei confronti di Magico Sonny, a parità di mescola, a parità totale di condizioni. E bisogna dire anche che se Di Lecce riuscisse a raggiungere Magico Sonny, secondo me Magico Sonny farà di tutto per non farsi passare, perché è ancora un po', diciamo, adesso non voglio continuare il discorso di prima, brucia ancora secondo me la vittoria di prima, quindi secondo me farà di tutto per non passare. E intanto Marco Gano sta rischiando con Raffo Ilex, perché è incalzatissimo, veramente incollato, così come Marco Gano, che è incollato ai tubi di scarico di Stefano Marte, che non ha ancora il DRS. Bravo, cioè, ha perso il DRS. Infatti stavo proprio per dirlo, la chiave per Marco Gano era fondamentale, che Stefano Marte si staccasse da Di Lecce, perdesse il DRS, è proprio quello che sta succedendo in questo momento, con Stefano Marte che si sta aggrappando davvero per i capelli agli ultimi millesimi da Di Lecce. Sta facendo il possibile, però non ce la fa, no. Cioè, gli manca quel poco, dovrebbe tirare una staccatona. No, niente, non ce la fa, quindi urca miseria. È proprio quella per la staccatona, l'ha tirata, infatti è andato lungo in uscita e Marco Gano ne ha approfittato, perché si è subito avvicinato con Stefano Marte che va all'interno, Marco Gano all'esterno, nella linea ideale. Vediamo se si prova a gettare all'interno anche Raffo Ilex, contatto leggero tra la posteriore destra e l'anteriore sinistra di Raffo Ilex. Raffo Ilex ancora all'attacco nei confronti di Stefano Marte, con Stefano Marte che ancora si va a difendere all'interno. Raffo Ilex stavolta va a cercare la staccata all'esterno di curva 4, va a largo per cercare una maggiore accelerazione con le due Alpine che sono ancora affiancate, vanno ruota a ruota e Stefano Marte tiene la posizione, ma non è ancora finita, perché Raffo Ilex può provare un croce di traiettoria, prova ad andare dentro il tornantino, ma Stefano Marte stacca profondo e allora tempi di attesa un po' più lunghi per Raffo Ilex, mentre Giuseppe Federico è andato a prendere la posizione nei confronti di Ezio. Mamma mia, sta impazzendo Raffo Ilex, mamma mia, fa poco tampona. E intanto bandiera gialla nel secondo settore, si è girato nuovo più.
e Di Legge intanto a 2 secondi ha guadagnato praticamente mezzo secondo nei confronti, 9 decimi addirittura, sì, nei confronti del Michael Sonny. E la Fuidex ancora, ormai ha perso anche il trenino su Marco Ganu, e dietro c'è anche Gallias che sta facendo lo spettatore, sta impazzendo la Fuidex, ha voluto cercare di superarlo, eh sì, però comunque diciamo è impazzito la Fuidex lì dietro a cercare il sorpasso, l'ha provato dappertutto ma non è riuscito. Tra l'altro quella staccatura lì in curva 1 era pazzesca, cioè poco si girava, cioè lo faceva girare, ecco, vediamo, va all'attacco, vediamo stavolta, se anche Gallias all'esterno addirittura lo fa passare, stavolta Gallias va forte, affonda la staccata da Fuidex, non riesce a difendersi Stefano Matte, vediamo se riesce a preparare l'uscita qui per rimanere più vicino possibile, sembra di no, addirittura è quasi più vicino Gallias nei confronti di Stefano Matte, infatti si protegge all'interno due volte portando Gallias tutto a destra, alla fine Gallias riesce a prendersi la posizione, arriva all'incrocio da parte di Stefano Matte con i due che sono davvero attaccatissimi, ancora un leggero contatto con Gallias che va verso l'esterno e attenzione, ancora incredibile, ci hanno regalato due giri a cardiopalma, prima era Fuidex, ora Gallias nei confronti di Stefano Matte, ancora appaiati all'esterno e alla fine si deve arrendere Gallias, mamma mia, ci ha provato in tutti i modi Stefano Matte, è stato davvero coriaceo. Ragazzi, è l'ultima gara, cioè diamoci un contegno, cerchiamo di arrivare tutti sani e salvi al traguardo per cortesia, mamma mia, però comunque veramente ottima la difesa, cioè un po' rusticana la difesa di Stefano Matte, probabilmente a Gallias non gli è andata bene, però diciamo come abbiamo visto sulla Fuidex prima l'abbiamo vista adesso con Gallias, vediamo se Gallias adesso ne avrà per passare col DRS, vedremo, perché è incredibile. Nel frattempo salutiamo Simone Ciaco dalla chat, un saluto, vediamo, ora è un po' più lontano Gallias, 9 decimi sono poi proibitivi in fondo al dritto, vediamo, accorcia 8 7, mezzo secondo arrivi, sopra il mezzo secondo sei borderline. Intanto Di Legge sembra aver diciamo mollato la presa un pochino, adesso è tornato a 2.4, ha perso 2 decimi nei confronti di Magico Sonny e vediamo, magari si sta gestendo la gomma, non lo so, questo magari aspetta una safety car per quello che sta succedendo qua. Speriamo di no, ovviamente. Nel frattempo Simone Ciaco dalla chat ci chiede, questa è l'ultima gara? Sì, ma più precisamente è l'ultima gara su F1 2021. Da domani, lo ricordiamo, da domani alle 8 del mattino sarà disponibile per coloro che hanno accesso anticipato grazie alla Championship Edition F1 2022, che poi venerdì 1 luglio sarà disponibile per tutto il mondo. Quindi è l'ultima gara ufficiale di Formula Italian Team su Formula 1 2021. Aspettare ancora 3 giorni, quindi c'è ancora da pazientare un pochettino, ci dovrai guardare. E a proposito Luca, sì, settimana prossima chiaramente la Summer non ci sarà per la questione organizzativa, perché bisogna fare il giro, quindi non avendo il titolo ancora in mano molti non lo potranno fare, ci saranno 2 gare di social, quindi lo organizzeremo e poi si ripartirà con la Summer in Australia e Abu Dhabi per le ultime 2 gare. Australia, ricordiamo, nuovo layout, quindi interessantissimo. Sì. Tanto Di Legge davanti riesce a scavare un altro paio di decimi nei confronti di Magico Sonny, scendendo da 2-3 a 2-1. Si è un po' frenata la rincorsa di Legge, che aveva dato un grande strappone, ora sta dando un po' a fondo ad un po' di parsimonia quando mancano poco più di 10 giri al termine, passaggio numero 19 di 29. Sì, io sto ancora invece guardando dietro tra Gallias e Stefano Matte, sto vedendo che Gallias in questo momento sta facendo un po' fatica a non a superare ma a stare incollato a Stefano Matte, in questo momento è a 8 decimi, e tra l'altro la Fuidex dopo il sorpasso non è andato via rispetto a Stefano Matte, e quindi vediamo, perché la gara è ancora lunga, Di Legge adesso 2-0, è riuscito a guadagnare qualcosina, però sempre 2-1, 2-2, è un po' elastico tra quella davanti. Intanto Simone ci dice, non ho ancora preordinato F1 2022, credo che il preordine sia terminato, cioè oggi era il termine ultimo per il preordine.
mentre ovviamente il gioco è poi per provare F1 2022. Provarlo si può fare con l'EA Play. L'EA Play ti dà 10 ore di gioco su F1 2022 e senza pagamento, gratuite, per poi decidere se prenderlo o meno. Altrimenti si può prenderlo fisico attraverso tutte le catene e i rivenditori da venerdì 1 luglio, mentre la versione Championship Edition al costo di 100 euro per PS5 e 90 euro per PS4 è disponibile solo in versione digitale, ed è quella che appunto garantisce l'accesso anticipato dal 28, quindi da domani alle 8 del mattino, in rispetto a venerdì 1 luglio. Mentre le versioni base del gioco, anche lì 10 euro di differenza fra PS4 e PS5, con la versione PS5 a 80 euro e la versione PS4 a 70 euro, diciamo i canonici 70 euro. Di legge strappone, sceso di colpo, mezzo secondo ha tirato via. Forse secondo me ha fatto un errore. Vado a vedere poi gli intertempi del magico Sonny. No, sembra di no. Allora è di legge che dopo un paio di giri un po' più parsimoniosi è tornato a dare uno strappo nei confronti di magico Sonny. Insomma, sa che diciamo ce l'ha lì a portata, tra virgolette, può cuocerlo a puntino, perché i giri da qui alla bandiera a scacchi sono ancora tanti, la gomma non è un problema, può riflettere, può fare con relativa calma. E invece scusami, ti interrompo perché ti dico, ha girato 31,5 magico Sonny, secondo me ha fatto un errore per l'ultimo settore, perché ha perso mezzo secondo, praticamente mezzo secondo, 35 nel giro precedente, 31,0 adesso. Secondo me l'ha fatto nel settore 2, controlla il secondo settore di magico Sonny, perché sono abbastanza sicuro che l'ha fatto nel T2. 38,9 prima, 39,1 e nel giro dove ha fatto l'errore. Due decimi, no, secondo me poi di legge anche adesso, primo settore ha tirato via due decimi. Sì. No, primo settore uguale, 29,5 uguale come prima, 29,5. Secondo me è di legge che ha accelerato. Però comunque c'è. Cioè, 5 decimi, considerando che aveva girato 35, 37, 35 negli ultimi 4 passaggi, adesso poi aveva girato 31,0. Non lo so, questo non lo so, però comunque vado a vedere adesso di legge quanto ha girato rispetto a Magico Sonny. Secondo me ha girato il doppio, e infatti ha fatto 33 rispetto al 31,0 che ha fatto prima. Ha fatto un gran tiro nel settore centrale, ha migliorato, infatti ha fatto 38,6 nel settore centrale del giro precedente di legge, adesso 38,9. Inizia a spostare adesso, vedrete. Sì. Qua abbiamo, guarda, la vita delle gomme. Di legge la sta gestendo un po' meglio sull'anteriore sinistra, che è anche una delle gomme che è più posta sotto sforzo. 31% contro 33. Simone Ciacco, la versione gratuita quando la metteranno sulla PlayStation? Credo che la versione gratuita, quella di 10 ore, ripeto, però bisogna essere registrati a IEX. Oh! Scusami, Raffo, IEX si è girato in curva 2 e safety car! Attenzione, perché qualcuno qui potrebbe tentarla, Ecco. Io non dico più niente. Dai, possiamo dire che la safety car. Andrea, allora Simo, tu domenica con grande sciocchezza devi dire vabbè, ma Verstappen non rompe mai. Ecco, hai detto tu, il problema è che l'avevo già detto a Baku, e a Baku mi è successo il casino in Ferrari. Allora ho detto non guardo più, non dico più niente, basta. Dicevo, Simone Ciacco, la versione gratuita quando la metteranno su PlayStation? La versione gratuita, ripeto, bisogna registrarsi ad EA Play e si hanno 10 ore di gioco gratuite. Però bisogna essere registrati ad EA Play sul sito della EA Sports, che è la distributrice del titolo di Formula 1. Vediamo intanto se davanti qualcuno va a tentare la sosta per la soft. Penso, sicuramente sì. Sì, infatti, ma andranno tutti. Diciamo che Sonny sarebbe stato l'esca di tutti, Adesso sarà ci sarà da divertirsi. Vediamo invece chi ma penso di sì. No, tutti. Vediamo se di legge esce
esce davanti, no, dietro Magico Sonny, fortunatamente senza nessuna perdita di posizione, quindi comunque rimane dietro. Ovviamente mi sono dimenticato di dire la cosa fondamentale: credo che la prova gratuita di 10 ore potrà essere sfruttata, credo, dal day one, quindi credo da venerdì primo, non da domani. Luca, magari chi c'ha, non so come funziona il nuovo PlayStation Plus, chi ha la versione premium potrebbe avere delle ore gratuite. No, è strettamente legato all'account EA Play. Ah, ok. Possessori di account EA Play possono giocare 10 ore gratuite e poi, come si dice, soddisfatto o rimborsato, puoi decidere se comprarlo o meno. 10 ore sono abbastanza, cioè, per capire, sì, il gioco, sì, sono tantine. Anzi, secondo me ti invogliano a comprarlo, guarda che ti, sì, che poi uno rimane là dopo 10 ore, dice, mo? Mi stava piacendo. Tanto andiamo a riepilogare quella che è la classifica. Magico Sonny, Di Legge, Gamo, Stefano Marte, Galle, Anzuppi, Giuseppe, Federico, Ezio e Ziu sono andati, e lo andiamo a rivedere tutti su gomma soft, tutti su gomma nuova. E adesso ci sarà da divertirsi, caro Luca, quindi gli ultimi metri di questo gioco ci sarà da divertirsi per lasciare, diciamo, un segno, un simbolo, come dire, grazie Formula 1 2021 per averci fatto divertire questa stagione. Adesso ci vorrebbe fischia, santo benedetto uomo, fischia, sventolo, abbattiti a scacchi. E aspettiamo adesso Formula 1 2022. Beh, aspettiamo relativamente alla fine. Esatto, alla fine. Diciamo che quest'anno, cioè, è corso come un razzo. Io mi ricordo ancora, l'estate scorsa. Il gala. No, ti dico ancora una cosa. Mi ricordo praticamente l'estate scorsa che dissi ad Antonio, a Talz praticamente, dissi: mi fai vedere la foto di Formula 1 2021, cioè come è fatta l'onboard, che lui aveva ordinato la beta, no? Sì, sì. E mi disse: non farla girare su internet perché sennò ci querelano, ci denunciano, non faccio girare niente. E quindi vidi praticamente questa cosa e adesso sono qua, cioè siamo qua a commentare l'ultima gara di questo anno. Un anno. Simone, esatto, Sacco ci chiede anche: ci sarà un campionato su F1 2022? Ovviamente sì. Dopo, diciamo, le ferie di Ferragosto ci sarà la pre-season con i piloti che poi verranno suddivisi nei vari campionati. Inizierà la nuova stagione tra settembre e ottobre, più indicativamente. Pre-season a settembre, stagione a ottobre. E ovviamente, appena uscito il gioco, ci saranno le ultime due gare di questa Summer League che si disputeranno su F1 2022 e anche Social Race, quindi gare aperte a tutti subito dopo l'uscita del gioco. Sarà anche un giorno molto importante a settembre e il buon Luca lo dovrebbe sapere. Oh mamma mia, aiuto, dai. Giorno a settembre, ci sono tante cose, c'è anche il mio compleanno a settembre, cioè. Esatto. Okay. esatto, quello lì. Quindi prima delle pre-season tutti a festeggiare, cioè, tutti a fare la festa da me, paga a bere, non lo so, vabbè, voi prendete arrosticini, tutto quanto, andiamo tutti da lui, mangiamo. Monza non ci andiamo perché non ho ancora capito se sono vivi i biglietti, quello è il bello. Sono i biglietti, però visto l'andazzo è probabile che ci sia un rimborso, perché secondo me la gente non vuole vedere la Red Bull che vince in retromarcia mentre la Ferrari vince due motori a circa alla fine, perché così finita la gara. Oh no, vabbè, Andrea, hai vissuto Monza 95, puoi sopravvivere a tutto. Ancora un altro giro di safety car, intanto andiamo ad iniziare il 25, quindi avremo quattro giri, no, quindi due senza e due con DRS. Quindi vediamo come si concluderà questa gara. Nel
frattempo Simone ci chiede come si partecipa al campionato. Basta insomma iscriversi al nostro sito. Intanto si può partecipare alle gare queste occasionali, come le social race, le gare aperte a tutti, libere, o come anche adesso la summer, gare molto più aperte da questo punto di vista. Come dicevo in precedenza, dopo le ferie d'agosto entrare in pre-season e entrare all'interno dei campionati di Formula Italia Team. Intanto davanti si scaldano le gomme, bisogna stare tra virgolette anche attenti a non scaldarle troppo, perché tutto sommato la gomma morbida non ha bisogno di eccessivi sforzi. Assolutamente, adesso comunque saranno gli ultimi giri infuocati, quindi ne vedremo delle belle. Io secondo me sottolineo quello che ho detto prima, tanto quello che ho sottolineato prima della safety car non si è realizzato, quindi secondo me Magico Sonny farà di tutto per portarsi a casa questa vittoria. Poi se non lo fa, l'importante è arrivare sani e salvi al traguardo tutti quanti, tutti gli ultimi, cioè i 9 piloti che sono rimasti. Peccato per gli altri che sono ritirati, però comunque è un evento, diciamo, amichevole. Cioè, oddio, io lo vedo amichevolmente, perciò intanto safety car in questo giro e allora si riparte. Vediamo come deciderà a dettare il ritmo Magico Sonny di questa ripartenza. Vanno molto piano, si prende tutto il tempo che può Magico Sonny, sempre massima attenzione dietro, si ferma quasi Magico Sonny, attenzione, come Hamilton, uguale come Hamilton, va a ripartire. È adesso capito. Strappo subito, ripartito Magico Sonny, era leggermente largo. Di legge non è vediamo vicinissimo. Adesso a vedere dietro, intanto dietro c'è Federico, Giuseppe Federico che attacca Luigi, attacca Di legge, sta attaccando anche Giuseppe Federico, attacco su Pippo in curva 1, tira la staccatura del pilota McLaren e passa, si porta alla sesta posizione davanti Di legge, continua, però secondo me saggiamente aspetta DRS. Ancora due giri, poi li avranno gli ultimi due passaggi col DRS, il giro numero 28 e il giro numero 29. Gli ultimi due. Allora, ti dico, vince la gara chi praticamente... Oh, Upip! Abbandonato la sessione di sconnessione per Upip, proprio nei giri finali. Non lo vedo ancora stabile. Ah no, è vero, non è vero. Di legge... Gli ultimi giri finali. Marco Galo ancora una volta come prima, ma bandiera gialla per questo, 5 questo secondi. Credo. Cioè, ragazzi. Vabbè, dai, comunque... saluto finale. Esatto. Comunque stavo dicendo, vince questa ultima gara chi praticamente prende il DRS all'ultimo giro. Al penultimo, secondo... perché lo avranno dal penultimo. Al penultimo. Marco Galo è andato a fare, mi sa, un Marco Galo la tiene, sta ancora tenendo perché riesce a tenere il ritmo di Magico Sonny più o meno. Di legge invece sembra averne molto di più, ma non vuole attaccare. Vediamo se attacca adesso, perché guarda quanto si sposta Magico Sonny. Sta tirando il mondo Marco Galo, addirittura giro veloce. Oddio, Galo all'esterno di legge stavolta. Poi vediamo se vuole affondare la staccata in curva 1. Rimane all'esterno, non c'è, attenzione, non c'è spazio, non c'è spazio. Infatti Gano ha alzato talmente il piede per evitare il contatto. Di legge vicinissimo. E ancora una volta non attacca il pilota della Ferrari. Si fa rivedere Di legge. Si affaccia con presenza, con costanza, in continuazione all'interno della vettura di Magico Sonny. Gallians intanto leggermente lungo. E là davanti intanto ancora Magico Sonny qua un po' ha respirato. Respira un po'. 5 decimi come, ma come non Panzini, 1 e 1 e respira, 1 e 2 e respira, la colonnina della sofferenza. Vediamo adesso ultimi due giri al termine, che tra l'altro questa storia con le vetture di quest'anno hanno iniziato a scoprirla anche nella realtà. Noi ormai da 2 anni viviamo questa realtà del DRS così importante, quest'anno invece si è visto in maniera molto più grande in Formula 1 col fatto che le vetture riescono a stare vicine nel misto. Sì.
si sposta Magico Sonny a questo rettilineo senza il DRS, poi la curva 4 dietro lo apriranno tutti, e 28.924 Galli a zero veloce. Oh, di legge, mamma mia ragazzi. Secondo me la prepara per l'ultimo giro, non so se attaccherà qui. No! No, ragazzi! Che un po' di scena! Attaccherà adesso! Attacca per provare a prendere il gap! Serve un Ma è difficile! Un miracolo, sia chiaro! Un miracolo! Servirebbe tipo l'incidente. Riesce a tenere la posizione nei confronti di Magico Sonny. Prova ad allungare qui nel misto per non farsi attaccare poi verso curva 10. Difficile, difficilissimo, molto difficile. Secondo me dovrebbe prendere 3 secondi anche tutti gli altri, oppure sperare che ci sia un incidente tipo Spa 1998. Un miracolo. 8 decimi però. Però c'è DRS. Invece sta dando fondo a tutte le energie possibili e immaginabili. Sta tirando tutto l'erso, lo sto guardando, sta tirando tutta la batteria. Tutta la batteria tirata. È andato largo in curva 10, ha perso 3 decimi. Che sono deve cercare di non farsi attaccare da gamba, che si fa attaccare da l'opportunità, gamba. L'opportunità era quella di avere il DRS, l'avrebbe avuto, perché 8 decimi, qui è balzato da 6 da 5 a 7, avrebbe avuto secondo me poter mettere quasi. Avrebbe potuto mettere quel secondo che gli serviva. Occhio a Gano perché è più vicino, è a un con il DRS però, infatti guarda, 28.298, che riesce a fare anche il giro veloce. Però guarda quando è tornato sotto Magico Sonny. Gano. Mamma mia, oh, di legge lungo, incrocio, vediamo, allora se si mette davanti tutto, è tranquillo, secondo me se si mette davanti, attacca Sonny, attacca Sonny, di legge la lascia andare, incrocia, di legge davanti. E dietro c'è Gano secondo me fa lo spettatore, anche... vuoi scommettere che magari se la porta a casa lui? Beh, non so, credo che fossi Sonny in questo momento mi farei scortare fino al traguardo col DRS, sapendo che Gano non potrebbe attaccare. Quanto è vicino Gano? Però. Aspetta, perché non è finita, Mancano le ultime due curve, lo sai che succede? Qualsiasi cosa, però mi sa che ormai Legge ha preso Magico di nuovo, ha preso il margine che aveva prima, 7 decimi. Madonna, rimane stava anche per Sonny. Colpo di scena incredibile per Di Legge, che va a passare per primo sotto la bandiera a scacchi con Gano dietro che si è incollato a Magico Sonny, ma non basta, e allora Di Legge vince, ma con i 3 secondi di penalità vince Magico Sonny davanti a Gano e Stefano Marte, che prende la terza posizione con Di Legge che ovviamente con tutti i piloti vicini crolla in quinta posizione. Mamma mia, Di Legge se l'era studiata, preparata, e poi proprio sul più bello. Sì, purtroppo le gare sono così. Simone Ciacco, forza Ferrari, sempre, mai rinnegare la fede. A parte l'anno scorso, forza Red Bull. No. A parte l'anno scorso, vabbè, ma l'anno scorso sì. Ma guarda, io l'ho detto sempre, era più una questione del più pulito c'è la rogna l'anno scorso. Che poi la Red Bull potrebbe starmi anche proprio sulle scatole. Se Helmut Marko mettessi lo scotch in bocca, non è un problema quasi. Allora, prima che terminati la serata, io intanto vi saluto, vado in stanza con i ragazzi per l'ultimo party e vi ringrazio chiaramente per la disponibilità e ci vediamo quindi sul nuovo titolo. Assolutamente sì, ricordiamo gli appuntamenti domani, quarta e ultima gara del campionato italiano Gaming Center, sempre qui su Formula Italia Team, a partire dalle 21:20 la categoria Pro decide il titolo con Garasa e Bonni, se non ricordo male, in lotta per il titolo di campione italiano Gaming Center. Questa era la classifica finale, poi mercoledì e giovedì occhi puntati, fari puntati anche da parte nostra su F1 2022, mi raccomando seguite i nostri social, avrete tutti gli aggiornamenti del caso. Dicevamo quello che vedete in sovraimpressione è la classifica finale di questa gara 2, noi torniamo intanto qui in salottino mentre insomma i piloti stanno andando in, come diceva Andrea, in briefing. Simone, chiudiamo quindi ufficialmente con questa gara il capitolo F1 2021.
Chiudiamo questo capitolo, diciamo, da un gioco che ci ha fatto si divertire, anche un po', diciamo, perdere la pazienza, però comunque è stato bello. Speriamo ovviamente in un nuovo gioco, in un Formula 2022, che io, vedendo ovviamente su alcuni video di YouTube, ho un po' visto che alcuni tracciati sono cambiati, altri invece sono rimasti come il 2021, però bisogna vedere ovviamente quando ovviamente c'è il gioco, quindi dovrai sentire tu le sensazioni, come dovrà essere la guida, come dovrebbero essere la macchina, quindi sono tante cose che dobbiamo studiare in questi 3 mesi, diciamo luglio, agosto e settembre. Perché poi ovviamente inizia la stagione di Formula 1 2022-2023 e vedere, perché ci sono tante novità. Alcune ci sono, altre sono rimaste uguali e altre magari non ci sono più. Punto. Vediamo, anche perché dovrebbe uscire una patch subito nei primi giorni per andare ulteriormente a migliorare o migliorare, comunque andare a modificare la fisica della guida del gioco. Quello che ho visto dai video è che la trazione è bella Sì. tosta in questo momento, cioè anche in quinta devi stare molto attento a dove mettere le ruote, perché la macchina può andare via. Inoltre, se si attiva l'opzione delle gomme senza termocoperte, si esce come nella realtà, quindi gomma, soprattutto anche la dura, ma già la morbida risente molto del freddo. Serve un giro buono per mandare le gomme in temperatura e la macchina gira davvero sul ghiaccio, quindi ci sarà anche questo punto da discutere a livello strategico, perché siamo sempre stati abituati a uscire dai box con le gomme calde, pronte, abili per un undercut, e invece adesso difficilmente, a meno che i nostri avversari saranno in pista con delle gomme molto consumate, potrebbe essere un gran vantaggio rientrare per un undercut. Questo sarà un grande interrogativo strategico, insomma, anche ribaltato rispetto a praticamente tutti gli anni, perché non c'è mai stata la possibilità di fare in modo che un overcut fosse funzionante. Sì, poi c'è anche da dire che ci sarà anche le ali, diciamo, le ali, la parte, diciamo, aerodinamica sarà cambiata, non sarà più come quest'anno che si passava dall'1 all'11 di ale anteriore, ma sarà ovviamente dall'1 al 50, c'è da studiare ovviamente, da capire come sarà C'è una la regolazione fabbrica. molto più di fino, ecco. Esatto, molto più di fino, e ci sarà ovviamente anche, sembra da dire che ci sarà tanto sottosterzo con la macchina, quindi bisognerebbe cercare di alzare l'ala anteriore al massimo e l'ala posteriore al minimo, quindi bisognerebbe cercare di fare Un qualche, bilanciamento sicuramente tra l'avere bisogna, meno resistenza possibile all'ala posteriore per avere velocità, ma avere carico davanti per cercare di andare a compensare il sottosterzo che di esatto. natura queste vetture dovrebbero avere per composizione, per durezza media dell'assetto e anche Esatto. soprattutto l'aumento del peso. Ci sono anche tante novità, soprattutto anche quest'anno sarà anche la new entry, perché adesso quando tu sarai in giro di formazione, quando tu ti dovrai andare a schierare sul giro di cioè sulla griglia di partenza, dovrai essere tu a mettere la tua vettura, non più la CPU, mettere la vettura praticamente in dritta e cercare ovviamente di metterla come vuoi, se la vuoi mettere storta, se la vuoi mettere dritta, dipende da come vuoi partire. E c'è anche poi qualcosina che ho visto nei pit stop, a Sì. parte il fatto che devi ovviamente cercare di avere il tempismo giusto, ma ho visto che ci sono anche, che i meccanici possono fare degli errori durante le soste, che ovviamente quando tu metti la gomma sai che magari c'è un problema alla gomma, non viene inserito, quindi perdi quell'attimo lì. Vedremo, perché probabilmente sarà così o non sarà così, questo non lo so, molto probabilmente sarà così, però bisognerà Diciamo che vedere credo che poi la nelle prossime settimane ovviamente chi avrà il gioco, sicuramente io quando l'avrò ci metterò tutte le ore della mia vita lì dentro a provare a studiare con i miei amici di avventura. Questo poi vedremo ovviamente come sarà il gioco e vedremo anche le novità, soprattutto per quest'anno, sia delle categorie, perché diciamo sono state un po' di alti e bassi, soprattutto nella fase regina, nella categoria master, che abbiamo, diciamo, perso un po' di piloti importanti. Poi vedremo adesso i nuovi arrivati. Abbiamo visto soprattutto questa sera. Sì, Occhio anche all'eventuale crossplay. che abbiamo visto comunque questa sera che c'è un numero di piloti abbastanza competitivi. Abbiamo visto questo Magico Sony veramente grandissimo. Ha vinto l'ultima gara di questa sera, ma l'abbiamo visto anche in passato nelle ultime gare.
E vedremo un po' cosa ci aspetterà questo 2022. Io sono ancora cioè sono ancora in attesa. Non arriva mai il 1º luglio, però vediamo un po'. Perfetto, e allora io ancora una volta ringrazio tutti voi per averci seguito, ringrazio Simone per essere stato al mio fianco in cabina di commento, grazie Simone. Ma grazie a te. E ricordo appuntamento domani alle 21:20 per la quarta e ultima gara del campionato italiano Gaming Center categoria Pro, qui sul canale di Formula Italian Team. E dopodiché mercoledì e giovedì Full Immersion. Rimanete aggiornati sui nostri canali su Formula 1 2022, che per i giocatori con accesso anticipato sbarca sulla loro console da domani alle 8 del mattino italiane. Grazie a tutti, buonanotte, alla prossima. Buonanotte.